dal 15 di dicembre partirà il servizio Italo Bus che collegherà Parma, Carpi, Modena, Mantova, Cremona, Piacenza, Sassuolo direttamente con la stazione in coordinamento col treno. Quindi il biglietto sarà direttamente dal luogo di partenza, cioè ad esempio Parma-Roma, Parma-Napoli, e quindi un biglietto unico che porterà da casa del cliente fino a destinazione e viceversa. A mio parere questa stazione collocata al di fuori del centro urbano si può ricondurre a come si gestisce un aeroporto, quindi parcheggi custoditi di lunga permanenza, servizi navetta, una serie di servizi integrativi che nelle altre situazioni, nelle altre stazioni che sono al centro della città non è possibile fare. Siamo ancora un po' indietro quindi su questo, dice? No, io credo che si è sulla buona strada, è ancora diciamo una delle stazioni più recenti, se non la più recente, e si può ulteriormente ingrandirsi. Noi ci crediamo molto, quindi 24 servizi di treni, 26 di pullman per il prossimo anno è già una buona partenza.